Salve a tutti ragazzi, come ben sapete nell'ultimo video ho parlato del match tra Devin Haney e Ryan Garcia che si terrà il 20 aprile di questo anno. Da quando ho registrato la voce per quel video però sono successe molte più cose tra loro due. Vorrei però che questo fosse l'ultimo video perché sono sicuro che accadranno moltissime altre cose, ma sono molto stanco perché tutte le cose che succedono sono cose che alla fine non riguardano tanto la box. Perché alla fine, come ora vi racconterò, Ryan Garcia sta portando fuori sempre argomenti più strani. Però ora vi sintetizzo rapidamente le cose più importanti che sono successe. Per prima cosa, Garcia ha esposto i poteri forti in una live di Andrew Tate su Twitter, dicendo che è stato molestato da bambino e che ora farà vedere a tutti la verità su chi è al potere, perché Dio gli ha dato la forza. Dichiara che tutto su un posto chiamato Bohemian Grove è reale e che l'hanno legato a un albero e fatto vedere uno dei loro rituali per integrarlo al culto. Come seconda cosa, settimanalmente Garcia fa una live su Instagram in cui prega, perché di sicuro prega, e ogni tanto dice qualche teoria cospirativa su alieni, Bohemian Grove, Hollywood o persone famose, e si lamenta del fatto che le persone gli mettono filtri sulla faccia mentre lui fa un discorso serio. Per terza cosa, ha postato un video dove ha detto che il suo Instagram sarà solo ed esclusivamente dedicato allo sport e alla boxe da ora in poi. E in molti altri video sembra quasi obbligato a non dover parlare di certi argomenti, a dover chiedere scusa e a dover cambiare approccio verso le reti sociali. Infatti, in un video dichiara anche che gli hanno sequestrato il telefono, congelato il conto corrente e molte altre cose. Appunto, in questo video dice che il suo Instagram sarà dedicato solo allo sport, che comunque questo non è per niente vero, perché infatti accusare Prime di essere satanica è una cosa che tutti i pugili hanno fatto almeno una volta nella vita, vero? Come ho già detto però nell'altro video, Ryan secondo me sta facendo un bellissimo marketing. Secondo me fa tutte queste cose per catturare l'attenzione su di lui, facendosi passare per pazzo. Anche se ha dichiarato qualcosa di molto forte, cioè un abuso di quando lui avrebbe avuto avere 2 anni, non capivo però come questo avesse a che fare con i poteri forti satanici. A quanto pare, questo è per dire che non vuole che altri bambini abbiano queste esperienze come lui e farà di tutto per aiutarli, già che Dio gli ha dato questo compito. Chi non crede in lui sta dalla parte del diavolo, è satanico e fa parte del problema. Ora però prendiamo come vero tutto ciò che lui sta dicendo e analizziamo le cospirazioni più grandi che ha esposto. Per prima cosa ha detto che molti famosi attori fanno sacrifici di bambini oppure fanno rituali e trafficano minori per dei riti satanici o dei riti di altre religioni. Dice che dovete stare attenti ai vostri figli perché i satanici li verranno a prendere. Ha anche detto che Elon Musk è l'anticristo. Come seconda cosa, dice che gli UFO, quindi gli alieni, sono apparizioni bibliche, che esistono e che sono scritte appunto nella Bibbia tra le profezie. Mi sembra che i social abbiano fatto sì che più persone credano a chi interpreta la parte dello squilibrato, dell'eroe che vince sul sistema, di colui che libera il bene dal male, perché molta gente crede alle cose che dice. Alla fine, a me Ryan sembra in realtà poco cristiano. Oltre al fatto che lo sta facendo tutto per marketing, dal mio punto di vista, mi sembra che usi troppo il fatto di credere in Dio per giustificare le sue messe in scena, e per me è questa la cosa più sgradevole. Anche il fatto di essersi messo la corona di spine nel reel in cui promette di parlare solo di box, cioè, cazzo, non sei Kendrick. Non voglio addentrarmi troppo sulle cospirazioni, perché sennò finisco con fare video di polemica e di tendenze politiche e di teorie cospirative. Quindi vediamo in dettaglio le cose che ha detto e che ha fatto ultimamente. Tra una delle cose che ha postato c'è questo video promozione, che è il più normale di tutti. Boh, non c'è tanto da dire, si vede che si allena e che è tutto nella norma. L'unica cosa che mi fa pensare è il fatto che dice che il combattimento lo fa per i bambini, il che a me sembra un modo per vendere la serata. Dopo tutto quel mental breakdown e dopo aver parlato di qualche cagata cospiratoria, ora è un eroe che combatte per i bambini. Ci sta, niente da dire, ma ha fatto così perché ora molta più gente ha gli occhi su di lui e sul suo match, e molta più gente lo appoggia nel suo match. Allora, questo video è il peggiore secondo me. L'inizio già mi sconforta per il suo sguardo di NPC che ha. Poi la musica sulla TV, che parte al momento giusto per creare quell'atmosfera bella sconcertante, seguita da molteplici colpi feroci alla pancia della povera guardia di sicurezza di Ryan, che sta per pisciare sangue da quanto male sta. Il problema è che
Garcia vuole ancora continuare a torturarlo e infatti qualcuno ha dovuto fermarlo. Sembra impossessato, totalmente fuori di sé e dai suoi ideali di cristianità e di aiutare il prossimo. Potrebbe darsi che questo sia un altro video per vendersi? L'inizio strano, la musica che parte al momento giusto, la reazione esagerata del bro che viene spaccato e Ryan che sembra impossessato. Cazzo, qua darei anche qualche Oscar ad essere sincero. Il senso di postare questo? E il senso di renderlo così drammatico? Le attenzioni! Alla fine infatti ridono e scherzano e il video finisce. E non so, qualcosa non mi quadrava con quel finale. Ora metterò insieme certe cose di tre video diversi perché non c'è tanto da dire tra di loro. Questo è il video in cui Ryan dice che parlerà solo di box. Sembra un NPC di Animal Crossing che parla quando succede un evento importante. Ed aggiungere alla stranezza di questo video troviamo appunto la corona di spine. E soprattutto il suo sguardo perso, probabilmente per fumare troppa erba. Per terzo e ultimo troviamo un audio di lui che canta e suona con la chitarra. Una versione con lyrics fatti da lui di Creep del Radiohead. È abbastanza deprimente e parla di come nessuno ne frega di lui, ma a quanto pare questo suo talento l'ha portato a firmare un contratto con qualche casa discografica per far uscire musica. E quindi, grande Ryan Garcia, ora sei anche cantante, bravo! Cazzo, posta altre cose che non c'entrino con la box dopo aver detto che posterai cose che c'entrano con la box. Grande Ryan Garcia, così. Oltretutto ha postato anche vari video allenamento e post allenamento, che però sono anche quelli sconcertanti, come il video del body shot. Infatti in un video fa sacco e durante il suo workout guarda la telecamera in maniera spaventosa, con una faccia che non sembra neanche Ryan Garcia, ecco. E non so come spiegarvi se non facendovelo vedere, quindi se ora lo state guardando capirete quello che io sto dicendo. In conclusione, dopo aver esaminato questi elementi, posso dire che anche il fatto che Ryan stia perdendo la testa può essere fattibile, ma questo non significa che potrebbe stare usando la cosa per promozionare il tutto alla perfezione. Sinceramente penso che lui, Kanye West e Andrew Tate possano stare seduti a un tavolo a parlare di teorie sugli ebrei, i ricchi, i famosi, per ore. Sarebbe uno dei podcast più ascoltati al mondo, perché veramente l'intrattenimento che trovo nel vedere come una persona parla di cose insensate è incredibile. E soprattutto trovo divertente vedere come le persone ci credono sul serio. E ragazzi, non vi ho spiegato cos'è Bohemian Grove. Bohemian Grove è un posto in cui si dice che una setta di poteri forti, di persone con tanti soldi, con tanto potere, si riunisca per sacrificare bambini e fare tanti atti satanici davanti a una statua di un dio che è il dio UFO. E se fosse davvero che l'hanno legato ad un albero facendogli vedere uno di questi rituali, allora tutto questo potrebbe avere anche un senso. E spero riesca a farsi valere, ma è una teoria così lontana da una possibile realtà che trovo più plausibile che sia un modo per fare parlare di lui in maniera veloce e esponenziale, perché è quello che sta succedendo. Ad ogni modo, questo sarà l'ultimo video che farò sul tema. Se Ryan Garcia farà uscire delle prove incredibili di lui su Bohemian Grove, se farà qualcosa di davvero scandaloso, di davvero scombussolante, allora forse un altro video ci sarà. Ma se continuerà a parlare su Twitter sul fatto che ci sono i bambini che vengono portati via dagli alieni ed è un'apparizione biblica, allora non ne parlerò più. Scrivete le vostre idee sui commenti se supportate Ryan Garcia, se credete che quello che dice è reale, e aspettatevi prossimamente un video su come Andrew Tate ha esposto l'industria del make-up grazie ad un esperimento sulle rane LGBT+. E come sempre, un saluto! Ciao fra! Ragazzi, volevo anche aggiungere che nelle ultime notizie Ryan Garcia ha dichiarato che avrebbe potuto staccargli le due orecchie a Devin Haney, come ha fatto Mike Tyson a Evander Holyfield. E inoltre Ryan Garcia sta cercando di prendere l'attenzione di Kanye West per parlare insieme sui poteri forti. Quindi ci sarà da divertirsi. E ora sì, buona giornata. Ciao!